Vi trovate fuori dalle vecchie mura cittadine. Di fronte a voi si trova il Borgo Alto. Nel XVIII secolo questo posto venne chiamato il Lago Verde da uno stagno che sorgeva lì vicino. In quel luogo si poteva scegliere tra due strade. La Italiener Strasse, che portava a Venezia, usata fin dal XIII secolo, e la Tiroler Strasse, che si estendeva verso nord-ovest attraverso i passi alpini. Per un lungo periodo il trasporto di merce venne affrontato solo dai mulattieri e dai loro animali. Molti a Villach lavoravano nel trasporto di merci. In città si trovavano quindi numerosi posti per cavalli e carrozze. Per facilitare la guida delle carrozze trainate dai cavalli, alla pavimentazione in pietra naturale, Katzenkopfpflaster, furono aggiunte le Gleissteine, i binari per le carrozze. Questa pavimentazione si può vedere ancora oggi nel vialetto che porta al museo di Villach. Come animali da tiro si utilizzavano probabilmente i Norricans, una razza di cavalli di montagna dura e forte, che viene allevata ancora oggi in Carinzia. Il luogo in cui vi trovate nel 1868 è stato chiamato Hans-Gasser-Platz. In quell'anno Hans Gasser morì trovando il suo riposo finale a Villach. Intervista Hans Gasser. Sono nato vicino alla città di Gmund, in Carinzia. Prima ho lavorato come intagliatore di legno e all'età di 21 anni ho fatto la prima mostra con le mie figure. Poi mi sono andato a Vienna e a Monaco di Baviera per imparare l'arte dello scultore. Ho avuto tanti incarichi di lavoro in diverse città d'Europa. Molti dei miei lavori si possono ammirare a Vienna.